L'ospedale di Locri non è un centro Covid attrezzato, ergo mi direi Reggio Calabria, ha grande difficoltà ad accogliere tutti i pazienti della provincia che manifestano una sintomatologia ascrivibile al Covid-19. Da qui la necessità di razionalizzare i ricoveri in strutture adeguate senza generare ingorghi. Per questo i pazienti dalla Locride affetti da Covid-19 devono essere trasferiti in uno dei due ospedali di Catanzaro, l'unità operativa di malattie infettive dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio o quella del Mater Domini. E quanto stabilito dalla disposizione di servizio numero 46777 dello scorso 6 settembre, diramata dalla direzione sanitaria dell'ASP di Reggio Calabria e inviata alla centrale operativa del 118 e per conoscenza al GOMI di Reggio Calabria e ai dirigenti dell'azienda sanitaria catanzarese. Una disposizione determinata in attesa dell'apertura dell'unità operativa Covid-19 presso un presidio ospedaliero generale dell'ASP Regina, in cui viene specificato che i pazienti locridei residenti nella fascia ionica che va da Caulonia a Monasterace, per i quali è stata inviata autoambulanza, dovranno essere inviati direttamente a una delle due unità operative catanzaresi individuate come destinazione previo contatto telefonico tra la centrale operativa dell'azienda sanitaria Regina e l'ospedale catanzarese di destinazione, mentre coloro che provengono dai territori di pertinenza delle postazioni di emergenza territoriale di Palizze e Bianco dovranno essere inviati al presidio ospedaliero di Locri e sottoposti al pre-triage. Qualora il tampone molecolare dovesse dare un risultato positivo, i pazienti dovranno essere trasferiti d'urgenza presso una delle due strutture ospedaliere catanzaresi.